Ciao anime belle, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho pensato di rispondervi a una domanda che mi avete fatto in tanti, soprattutto su Instagram, anche qualcuno su YouTube, e di raccontarvi un pochino la mia esperienza, diciamo, sul partire da sola. Non parlo di viaggiare da sola, perché in realtà io non ho grande esperienza di viaggio da sola, quindi di movimento in giro per il mondo da sola. Però ho l'esperienza di partire da sola, quindi decidere di lasciare casa da sola, zaino in spalla, senza amici, famiglia, compagno, compagna, insomma, da sola. Perché molti di voi mi avete chiesto, ma non hai paura poi di durante il viaggio trovarti comunque da sola o di non incontrare persone che ti piacciono, insomma non hai paura di rimanere da sola, come fai a trovare il coraggio anche solo di prendere un aereo da sola, di prendere dei treni, di spostarti senza qualcuno con te che possa aiutarti o comunque che conosci, di cui ti fidi? Devo dire che io ho la grande fortuna che questa cosa a me viene naturale, nel senso che quando voglio fare davvero tanto una cosa non ho bisogno di qualcuno che venga con me per farla, cioè se io la voglio fare davvero tanto vado da sola, perché il punto è che una volta che parti, una volta che parto, io so che incontrerò sempre qualcuno e so che non starò da sola per tutto il viaggio. In realtà a me piace molto anche stare da sola, però capisco che l'idea di stare da sola magari 3 settimane non mi farebbe, ecco, troppo piacere. Quindi come trovo il coraggio di partire da sola? Che cosa dico a me stessa quando mi vengono un po' i dubbi, la paura di stare da sola? Innanzitutto una cosa che voglio dirvi è che non siamo mai 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 da soli, è pieno di persone attorno a noi. Non siamo mai da soli innanzitutto perché siamo sempre con noi stessi, quindi questa è la prima cosa. E credo che partire, fare un viaggio da sola, fare un'esperienza da sola o da solo possa essere veramente una cosa che ci fa crescere tanto nel rapporto con noi stessi, perché non ci sono distrazioni, non ci sono scuse, ci si trova in compagnia di se stessi, e questa è una cosa molto bella e che può far paura, però non siamo mai da soli, innanzitutto perché abbiamo noi stessi e poi perché è pieno di persone intorno a noi. Credo che nel mondo occidentale siamo un pochino chiusi sull'idea di ok, io voglio andare in giro con persone che conosco, quindi le persone che mi stanno attorno, a meno che io non sia in un ambiente in cui di solito conosco persone tipo, non lo so, a scuola, al lavoro, nelle attività tipo danza, non lo so, cose del genere, o al bar, non considero le persone intorno a me come persone con cui parlare, tipo se sono su un autobus o se sto camminando per strada, non considero le persone intorno a me come possibili persone con cui parlare, e invece ci sono, quindi siamo attorniati da persone quando viaggiamo, quando non viaggiamo, e quindi non siamo mai da soli. L'idea di partire senza una persona a fianco che conosco e che mi può aiutare ad andare in giro, non lo so, siamo in due a organizzare le cose, ci facciamo compagnia, tutte queste cose, all'inizio magari mi faceva un po' paura, soprattutto diciamo la mia prima decisione di partire da sola seriamente è stato l'anno scorso, per venire qui in India a fare il teacher training, perché vabbè, io sapevo che avrei trovato tante persone qui, quindi per questo non vi parlo di viaggio da sola, perché sono partita per venire in una scuola di yoga in cui sapevo avrei avuto delle compagne e dei compagni di corso, quindi sapevo avrei incontrato tante persone, che almeno qualcuno mi sarebbe stato simpatico, anche perché a me piacciono le persone, quindi tendenzialmente non sono difficile. Il viaggio, quindi prendere l'aereo, prendere tutti i treni, l'ho fatto da sola, quindi la paura di dire ok, e se, non lo so, ho bisogno di aiuto, mi perdo, non lo so, non riesco a prendere l'aereo, tutte queste cose ovviamente sono paure che vengono, ed è normale che arrivino, soprattutto le prime volte, ed è ok. Una cosa che voglio dirti è che anche qui non sei mai da solo, quindi in aeroporto a me capita spessissimo di non sapere da che parte andare o di andare dalla parte sbagliata, è pieno di persone attorno a noi a cui possiamo chiedere scusami, dov'è il gate, dov'è questa cosa, ed è pieno di persone anche in divisa. Io so che se non, magari non mi fido delle persone random che mi stanno intorno, posso sempre chiedere a una persona che fa questo di lavoro, quindi che è in divisa, in aeroporto, in stazione dei treni, tutte queste cose. Ovviamente viaggiando da sola c'è sempre un'attenzione in più da fare quando si viaggia, perché hai tutti i tuoi averi, bisogna fare un po' di attenzione, ci sono posti sicuri e posti meno sicuri in cui andare, e tutto può succedere, però credo che viaggiare e partire sia una cosa così meravigliosa da fare che io personalmente non voglio lasciare che la paura di che mi succeda qualcosa mi freni, ecco, perché sì, qualcosa può sempre succedere nella vita di tutti i giorni, la vita è imprevedibile, e non credo che la paura che possa succedermi qualcosa sia un buon motivo per frenarmi dal vivere queste esperienze meravigliose.
Quindi quello che faccio io quando decido che voglio fare qualcosa che mi spinge a partire da sola è cercare di organizzarmi in modo da sapere quali aree prendere, quali, insomma, fare tutto un pochino anche un po' in anticipo, quindi controllare gli orari dei treni, delle aree che combaciano in modo, che combacino in modo da non incasinarmi la vita con queste cose, avere tutti i documenti fotocopiati, tutte queste cose organizzative cerco di farle molto bene qualche giorno prima di partire in modo da non avere l'ansia di questa cosa. Vedo il viaggio, tutta l'avventura, diciamo, per arrivare nel posto dove sto andando, in cui so che incontrerò delle persone con cui farò amicizia. Insomma, anche questa volta venendo qui io sapevo che avrei trovato delle persone che già conoscevo e delle persone nuove che non conoscevo, ma comunque sapevo che avrei incontrato persone. Cerco di vedere il viaggio per arrivare fino a qui come un'avventura, come un'esperienza, come un'occasione per stare con me stessa e per imparare di più, per vivere, insomma, quindi non come un qualcosa di, oh mio Dio, di cui avere paura perché magari perdo l'aereo, magari cerco di vedere l'opportunità meravigliosa di essere in un aeroporto da sola e dovermi arrangiare, di dover imparare a fare le cose, di parlare una lingua che non è la mia, di farmi capire dalle altre persone e magari anche di andare oltre a quella barriera del ok, non siamo in un posto sociale, quindi non ti parlo anche se sei seduta di fianco a me, ma se siamo seduti di fianco, uno di fianco all'altro in aereo per 8 ore, dopo 8 ore siamo amici praticamente. Quindi il partire da sola credo sia la cosa, diciamo, il passo più difficile da fare, quindi il decidere di partire da sola, perché una volta che parto non sono mai da sola. E questa è la risposta che do alla vostra domanda: ma come fai? Non hai paura di essere sola? Il fatto è che non sono mai stata da sola in tutte le volte che sono partita da sola. Magari parto da casa da sola, con me stessa, e poi in autobus, in treno, in aeroporto, in aereo incontro sempre qualcuno con cui chiacchierare, e se voglio stare da sola posso farlo, però se non voglio stare da sola, se voglio incontrare altre anime, sono tutte intorno a noi, sono tutte di fianco a noi. Ovviamente questo non vuol dire ok, fidatevi di chiunque, perché ovviamente bisogna fare molta attenzione, bisogna sempre stare attenti alle persone che si incontrano, perché si incontrano persone meravigliose e purtroppo a volte si incontrano anche persone che non hanno buone intenzioni e magari non lo capiamo al primo impatto, quindi bisogna sempre fare molta attenzione, stare in luoghi protetti e fare attenzione agli spostamenti, tutte queste cose. Però quello che vi voglio dire è: se avete questa attrazione verso un luogo, verso un'esperienza, verso qualcosa, non lasciatevi frenare dall'idea di andare da soli, perché non sarete da soli, soprattutto se viaggiate in modo magari low cost, stando in degli ostelli, in dei B&B, in dei posti in cui ci sono altre persone, diciamo, e non una camera d'hotel super lussuosa solo per voi, che non c'è nulla di sbagliato, però magari lì è più difficile incontrare altre persone. È pieno di persone ovunque, stanno facendo la stessa cosa che state facendo voi e non vedono l'ora di incontrare qualcun altro con cui scambiare esperienze. E la cosa meravigliosa dell'incontrarsi in viaggio è che si creano connessioni bellissime con persone totalmente inaspettate. Magari la persona seduta di fianco a te ha una vita da raccontarti e magari nascerà una bellissima amicizia tra te e quella persona seduta di fianco a te in treno o in aereo, che se tu avessi un'amica, un amico, un familiare di fianco avresti completamente ignorato, perché avresti speso il tuo tempo parlando con questa persona che già conosci. E invece viaggiare da sola, da solo, ti dà l'opportunità di creare delle nuove connessioni e magari incontrerai un migliore amico, una migliore amica, una persona con cui viaggerai insieme. Ad esempio io ho vari amici, varie amiche qui che mi raccontano che hanno viaggiato parecchio e mi dicono tutti: io ho viaggiato tanto da sola, ma in realtà non viaggio mai da sola, perché poi lungo il cammino incontro sempre persone che stanno andando nel mio stesso luogo e condividiamo un pezzo del viaggio. E poi magari andiamo in due posti diversi, ci separiamo, ma rimaniamo in contatto, si creano connessioni. E questa è una cosa bellissima, e non vuol dire che devi andare fino in India per viaggiare da sola, perché, cioè, io penso a me, ad esempio, quante città italiane, quanti luoghi in Italia vicini a casa voglio vedere e magari non ci vado perché dico vabbè, ma ci andrò con qualcuno, e invece no, voglio andarci anche da sola, perché se io voglio andare in quel luogo e vivere quell'esperienza non ho bisogno di una persona che venga con me. E questo non significa che a me non piaccia viaggiare con altre persone, perché io adoro viaggiare con le mie amiche, con la mia famiglia. Ho viaggiato tantissimo con la mia famiglia, ho delle amiche meravigliose con cui ho viaggiato e con cui mi trovo benissimo e adoro condividere questa esperienza. È semplicemente questo video vuole semplicemente dirvi: non lasciatevi frenare dall'idea di essere da soli. Se volete davvero fare un'esperienza, se davvero volete intraprendere un viaggio, partire, parti da sola, anima bella, parti da sola, perché poi non sei da sola. E il viaggiare da sola, il partire da sola ti dà l'occasione, se vuoi, se ne senti il bisogno, di stare con te stessa, con te stesso,
oppure se preferisci puoi anche incontrare anime meravigliose, oppure puoi fare entrambe le cose a seconda di come ti senti. So che non è un video molto pratico in cui non vi sto raccontando come ho fatto col passaporto, con il visto, l'organizzazione dei viaggi, dove prenoto gli aerei, dove trovo i posti da dormire, tutte queste cose, perché appunto, come vi dicevo a inizio video, non ho molto viaggiato da sola. Per me è soprattutto un partire e un viaggio per arrivare in un luogo in cui non so che non sarò da sola, come qui alla scuola, però ho intenzione di viaggiare da sola a breve, quindi non so ancora quando, non so dove, però è nelle mie intenzioni, quindi ovviamente condividerò con voi anche questa parte della mia avventura, della mia vita. E se avete delle domande o se vorreste magari un video più specifico su come mi sono organizzata per esempio per venire fino a qui, fino in India, dove ho trovato gli aerei, come ho fatto col visto, tutte queste cose più pratiche, potete lasciarmi un commento e lo farò super volentieri. Questo video di oggi era semplicemente la mia voglia di condividere con voi la bellezza del partire da sola, del mettermi in gioco e dell'andare oltre la paura di stare da sola, perché anche stare da soli è una cosa meravigliosa e è un dono che dovremmo farci un po' più spesso, ci dà l'opportunità di entrare veramente in connessione con noi stessi, quindi vi invito a farlo, anche per andare semplicemente nella cittadina a mezz'ora di distanza o a fare una passeggiata nel bosco o a inzuppare i piedi nel mare una domenica mattina. Non c'è bisogno di qualcuno che venga con te, e se qualcuno vuole venire con te e tu sei felice che questa persona venga con te, è meraviglioso, ma anche se pensi di essere da sola non lo sai mai, quindi... Non lo so se questo video ha avuto qualche tipo di senso, non l'ho programmato, mi è venuta la voglia di farlo questa mattina, mi sono svegliata super felice e quindi ho deciso di condividere con voi questa bellezza e vi ringrazio di cuore per tutti i vostri commenti, per tutto il vostro amore che mi fate sentire ogni giorno e vi mando un abbraccio infinito dall'India, dalla mia cameretta, dal mio terrazzino e vi voglio bene, siete delle anime meravigliose. Sì, proprio tu che stai guardando questo video, se nessuno ancora te l'ha detto oggi, sei un'anima meravigliosa. Ci vediamo prestissimo. Ciao!